Crotone non è abituato, cioè mi spiego meglio, essere di gran lunga la squadra più forte, fare sempre il risultato, giocare anche bene, divertire il pubblico, cioè come pensi di impostare, soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo dei giocatori, perché in campo ci si va in 14. Il mio compito è quello di mettere in campo quei 14, ma la formazione la fanno loro, tra virgolette, attraverso l'allenamento settimanale, attraverso quello che fanno vedere durante gli allenamenti e anche durante le gare. Quindi la gestione mia è facilitata nel momento in cui loro non si impegnano, qualcuno non si impegna e non dà se stesso, prima di tutto per migliorare se stesso, poi per far migliorare la squadra, quindi facilita il mio compito, ecco lì sono più facilitato. La difficoltà c'è nel momento in cui tutti i 25, 26, 28 quanti sono, lavorano e lavorano al massimo degli impegni. Mister Campedelli ha parlato di un risultato eccessivamente negativo per la Correggese, innanzitutto sei d'accordo, però gli chiedo cosa le è piaciuto di più, ma anche cosa non le è piaciuto oggi del Parma. Il risultato sono state le occasioni, ecco, rispetto ad altre volte, forse la cosa positiva è che sia stato il Cinci, nel senso che le occasioni che abbiamo avuto le abbiamo ascoltate. Quindi sotto quel punto di vista lì sono molto contento per la squadra, perché ha prodotto, ha fatto dei determinati movimenti che avevamo studiato e da lì sono nate anche le occasioni e i gol. Non mi è piaciuto la prima parte dove eravamo forse troppo sicuri, mi spiego meglio. Io ho detto a loro che devono essere sicuri, ma non superare la sicurezza con la presunzione. Questo era un detto di Scala che ho fatto anche io. Perché se si cade nella presunzione, nei giochini o in quelli che possono essere superficialità, qualsiasi avversario ti può mettere in difficoltà. E proprio è nata attraverso, anche se poi siete stati bravi a riequilibrarci, a ritrovare l'atteggiamento giusto, e questa è una cosa positiva. La cosa negativa appunto è che non dobbiamo permettere alla squadra avversaria di prendere coraggio. È successo quando non c'era doppia di marcatura, dove un avversario puntava il nostro difensore, puntava il centrocampista, e gli altri avevano scontato che il compagno ce l'avrebbe fatta. Ecco, qui dobbiamo essere più bravi a non perdere quell'umiltà, non perdere quella prerogativa che fa sì che il Parma possa fare la differenza. Altrimenti poi si può andare incontro a problemi. Però io penso che oggi la gente si sia divertita, al di là di queste considerazioni. La cosa importante è anche che la squadra ha espresso poi nella seconda parte un gioco migliore, ha capito e ha giocato. E ha sfruttato quelle occasioni che gli sono capitate. Ecco, lì devo dire che oggi siamo stati più cinici rispetto magari alla partita che ha fatto contro il Mezzolano. Quando lei debuttò, credo, l'allenatore della Reggiana subì gol da Baraglie, fra l'altro un gran gol contro la Lumezzane. Esatto. È quello di oggi il Baraglie che lei si ricordava e che conosceva. Esatto. Sì, fece un gran gol, ha fatto non sbaglio il secondo gol, tiro la mira e prese il 7. Baraglie ha i prossimi mesi, anche lo scopro io. Deve trovare un equilibrio e deve trovare continuità, perché è un giocatore secondo me di altre categorie. Gigi, forse è proprio la sicurezza di cui parlavi tu, la presunzione, che ha permesso anche al Parma di reagire in maniera molto positiva dopo il gol subito. Oltre al cinismo che dicevi tu, questo secondo me è il secondo fattore molto positivo di questa volta. Sì, giusto, hai fatto bene di sottolinearlo, perché è così, perché capiterà che il Parma non deve stare a vincere. Oggi, chiaramente, ripeto, siamo stati bravi che abbiamo sfruttato le palle gol che ci sono capitate. Però ci saranno momenti in cui, come è capitato con Mezzolara, dove non riesce a fare gol. E è lì che deve lavorare la squadra, attraverso l'atteggiamento giusto, perché è come atteggiamento non può permettersi di fare cali tensioni o di dare per scontato qualsiasi palla che può essere sia in possesso palla che non in possesso palla. Lì la squadra deve essere comunque coesa e deve dare sempre
chi ha la palla, chi chiaramente è sul pallone per quando è in possesso della squadra avversaria, deve avere la sensazione comunque che ha l'appoggio della squadra, del compagno. E penso attraverso l'atteggiamento di reazione che ha avuto nella seconda parte, questa è un'altra nota positiva. Gigi, dopo la partita di Coppa Italia c'era stata la sensazione esterna, all'esterno ovviamente, che ci potessero essere maggiori chance dal primo minuto per l'Auria, perché poi alla fine la decisione di puntare sullo schieramento invece che è sceso in campo e di non prendere in considerazione l'Auria dal punto? Beh, le scelte sono state dettate dal fatto che mi servivano le caratteristiche di Ivis, che rispetto alla Maria tendenzialmente cerca di andare sull'esterno per entrare dentro, invece a me serve mi serve un giocatore che prenda la palla per me, come ho fatto Ivis. La scelta era stata difficile, però perché comunque la Maria ha fatto una grande partita mercoledì e chiaramente vanno in campo 11, ecco, io ero in difficoltà, come ho detto prima, la difficoltà che avevo nel preparare la gara, l'ho detto anche ai ragazzi, che io vorrei che continuassero a mettermi in difficoltà, perché l'atteggiamento giusto è quello dell'allenamento che vanno a fare, perché poi riproiettano quello che fanno, appunto lo riproiettano nel rettangolo nel campionato. Dopo le ultime partite, anche dopo partite vittoriose, mi era capitato di sentirti dire dobbiamo ancora migliorare, al di là dell'aspetto del cinismo e della sicurezza che hai sottolineato, però margini di miglioramento ormai sono ridotti al minimo. No, io sono convinto che noi possiamo ancora migliorare nella gestione della palla, nel non forzare alcune giocate, leggere meglio certe situazioni, perché comunque le qualità tecniche la squadra ha, le conoscenze le ha, dobbiamo essere più bravi a leggere determinate situazioni. Ecco lì, chiaramente io non sono contento, nel senso che cercare di prendere, lo dico nella maniera giusta, sono contento dell'atteggiamento settimanale. Nella prima parte oggi non ero contento perché abbiamo dato l'opportunità agli altri di rinvigorirsi attraverso il non aiutarsi, l'essere troppo semplicistici. Nella seconda parte invece la squadra è stata più concreta, è stata più cinica, e questa è la cosa positiva. Buongiorno mister, Giulio Sani, Carino Reggio. Volevo chiedere se ha mai avuto la sensazione, come almeno io ho avuto dalla tribuna, che la partita le potesse sfuggire di mano, oppure che gli episodi potessero cambiare il corso. Cioè, io ho avuto l'impressione che Parma, ma questa è la mia impressione, insomma, che abbia sempre avuto la partita tra le mani e che poteva gestirla abbastanza, non dico tranquillamente, però con abbastanza, soprattutto il secondo tempo. Ma c'è stata la prima parte, come già detto, la mia sensazione era che alcune giocate che andavamo a fare non erano concrete e abbiamo dato l'opportunità e il coraggio alla Correggese di farsi avanti e di sfruttare le qualità dei singoli giocatori, perché comunque non dimentichiamoci che hanno dei giocatori validi che hanno gamba ma hanno anche tecnica. Questo in alcuni momenti, come ho detto, la mia preoccupazione era il fatto che loro, che la mia squadra non si aiutasse nei raddoppi di marcatura o quando c'era la palla noi di girarla velocemente. Però è chiaro che dopo la squadra ha avuto la personalità e il cinismo, che ho detto prima, nel capitalizzare quelle occasioni che abbiamo avuto. Cerchiamo di sforzarci di trovare qualche pelo nell'uovo, però dopo 5 gol non è facile. L'impressione mia è stata questa, che comunque quando ti trovi una squadra contro che ha qualche giocatore veloce, i nostri due non netti là dietro, che gioco forza è sempre fatti giocare quest'anno praticamente, un pochino in difficoltà possono andare. Non hai il timore che quando arriverà un avversario tosto, ammesso che ci sia, tra parentesi, ci possa essere qualche problema, perché li stai sfruttando molto? Non ho nessun timore lì, ti parlo della mia esperienza, io non ero velocissimo, Binotti non era velocissimo anche lui. Altra classe? No, lui è
Zuccarelli o Caccioli, comunque Zuccarelli può essere abituato.